questo non cambierà, cercherà di essere breve comunque. Dunque, dopo le importanti e interessanti e colte relazioni pronunciate dagli amici che mi hanno preceduto, sono stato chiamato ad intervenire per portare la massima attenzione agli eventi relativi all'assedio subito dalla Piazza Forte di Civitella nel 1860-61. Per la verità di ciò ci parlerà con precisione e dettaglio l'amico dottor Pasquale Sallusto, che mi seguirà. Io, prendendo spunto dall'evento sopracitato, approfitto per ricordare a tutti noi il sacrificio immenso cui si sottoposero i soldati dell'esercito delle due Sicilie in quella disastrosa campagna di guerra 1860-61. Dapprima falsiati sin dall'inizio da una cattiva guida e da un pessimo comportamento dei quadri dirigenti, si intende nella generalità dei casi degli personaggi, poiché non mancarono quelli che svolsero il loro compito con diligenza e realtà. Pessimo comportamento al quale non fu posto rimedio immediato e severo, favorendo la ripetizione del fenomeno. Fu così che, nonostante episodi di valore e capacità militari, in Sicilia prevalse la più folle delle decisioni con l'abbandono dell'isola. In Calabria altrettanto continuò il prendere decisioni che non furono decisioni e come tali furono più per un esercito in campagna di guerra. La prima azione bellica manovrata si vide solo a Capua e nei suoi intorni, quando il re decise di assumere il comando delle operazioni per opporsi in maniera concreta a quella invasione doppia rappresentata dalle bande irregolari di Garibaldi, ormai divenuto un esercito proveniente da sud, e l'esercito del re di Sardegna, che è entrato nel regno senza dichiarazione di guerra e senza rispettare alcuna regola di rapporti internazionali e neanche di cavalleria militare proveniente dal nord. Gli episodi, ahimè, terminali furono Cavo, Gaeta, Messina e Civitella del Tronto, tutti sfortunati in una conclusione, ma tutti pieni di amor di patria e di valore militare. Ed è a tutti quelli che parteciparono a questi fatti bellici che deve andare il nostro pensiero, memore e grato. E a quella gente che ne dobbiamo la possibilità, come disse il re nel proclama di saluto a Gaeta, abbiamo la possibilità di alzare il nostro capo e ancora oggi ci dà la possibilità di alzare con orgoglio la nostra voce e la nostra bandiera, quella vera, bianca, con i gigli e le armi di Casa Borbone. A questi aggiungo tutto lo stempiato esercito di insorgenti, quelli che per disprezzo furono chiamati briganti, copiando quello che avevano fatto i francesi repubblicani in Vandea, senza capire però che in tal modo essi erano nobilitati. Gli Abruzzi, lo ricordiamo, furono la prima regione ad essere invasa dai sardo-piemontesi e fu la prima regione ad insorgere. Fu da subito tutta in fiamme, non c'era borgo che non alzasse il ritratto di Francesco II e tale insorgenza fu in parte diretta da personaggi importanti come il colonnello calabrese, il colonnello Lovarà, il prussiano Cristi della Grancia, il generale Salzano, il tenente Caraccio di Gigi Falco, il barone Troiano, ma anche in questo momento l'orientamento, nonostante tutto, ancora pacifista, la fiducia in alleati che per loro interesse non si mossero o non poterono muoversi e altre ragioni, non si ebbero risultati concreti e duraturi. La stessa Avezzano, sempre caduta nelle mani dei realisti, fu persa dallo scontro sanguinoso di Scucco per un banale errore di intervento non secondo le regole giuste militari. Non dimenticherò di citare poi quei legittimisti che da ogni parte d'Europa accorsero e ci rivisero spesso la vita. E così citò Don José Borges, il legittimista catalano, il belga marchese di Trasegni, Don Zimmermann, il De Christen, che ottenne la vittoria sui piemontesi del generale De Sonnato, obbligandoli a patteggiare a sue condizioni.
condizioni, a Banco, oggi proprio in Ernica, il Catellino, il Calcolo, triste, e anche, perché no, il nostro Luigi Alonzi, il grande capo partigiano dell'Alta Terra di Lavoro. Il brigandaggio continuò poi in tutti i sud, nei cinque e Basilicati. Io voglio però concludere per accomunare tutte queste eroiche persone, tra cui le più ignote e come tali meritevoli di grande elogio e riconoscenza. In ultimo, riferito alla fortezza di Civitella, ricorderò il vecchio comandante Ascione alquanto ambiguo, il nuovo comandante, il gendarme, il colonnello Giovine, che si arrese dopo la resa di Gaeta per una promessa, per un impegno che aveva preso, ed anche perché ricattato dai piemontesi. Comunque, personaggio, il colonnello Giovine, personaggio di grande spicco, sostenitore della guarnigione durante tutto l'assedio. L'aiutante di artiglieria Santo Martino, imprigionato a Savona e in quel porto morto, si disse perché è un tentativo di fuga. Il sergente Messinelli, sergente di gendarmeria, strenuo sostenitore della resistenza a oltranza, e per tale motivo fucilato senza processo 2 ore dopo l'entrata dei piemontesi in Civitella, davanti a Porto Napoli, insieme al contadino Supino, suo compagno d'armi. Fra Leonardo Zilli, fucilato il 2 aprile, sempre davanti a Porto Napoli a causa del suo amor di patria, il barone Gaetano Troiani, sostenitore dell'assedio dall'esterno con le sue bande a cavallo, che, preso prigioniero perché ferito, trasportato ad Ascoli Piceno, disteso su una scala a Pioli a mo' di barella, fu per ordine del comando militare piemontese fucilato, legato sulla stessa scala posta contro un muro, e muando così i piemontesi. La fucilazione di un capo verdeano, il generale Gigone del Ben, che fu assassinato, non fucilato, come nel caso di Diego, nel caso del barone Troiani, seduta su una poltrona, non stare in piedi per le ferite che aveva riportato in combattimento. Quindi azione contro i condomini. Forse ho parlato un po' troppo, ho cercato di fare un'introduzione alla parte commemorativa dell'assedio, e dopo aver dato a voi tutti il saluto dell'Istituto di Ricerca Storica delle Due Sicilie e dell'Associazione Culturale Capitano De Mollone, che ho l'onore di rappresentare in questo momento, concludo con il nobile antico grido dei napoletani e dei siciliani: viva il re! Viva il re!